Hi friends, Johnny Bro is back. Eccoci qui. Farò questa reaction, questa nuova reaction sulle VOB in italiano. Provvederò chiaramente a mettere i sottotitoli in tantissime lingue, per cui troverete sicuramente la traduzione. Sono tornato proprio a fare questa nuova reaction sulle VOB, grande great band, grande band indonesiana, una rock band potente, con delle grandissime caratteristiche. E quindi ho fatto questo viaggio anche all'interno di queste fantastiche ragazze, artiste, e l'ho fatto un po', diciamo, ho fatto varie reaction sui loro brani, alcune cover, e questo School Revolution che andiamo a guardare adesso, e che io, al di là che ho leggermente spoilerato, sono andato a cercare anche il testo con la traduzione per averne anche in qualche modo, diciamo, per poterla giudicare anche meglio, per poterla godere anche di più. Però voglio dire, ho fatto un viaggio un po' a ritroso, diciamo, con loro, perché questo, credo, quello che andiamo a guardare adesso sia tra i primi singoli, diciamo, di canzoni originali, a parte le cover che avevano realizzato precedentemente. Quindi, diciamo, ho fatto un viaggio un po' casuale all'interno della loro musica, ma quello che è arrivato immediatamente è proprio la loro grande potenza rock, questo muro di sonorità che arrivano violente, potenti, e anche con una tecnica considerevole, notevole, grande personalità, grande carisma, grande presenza sul palco. Ho potuto vedere anche attraverso piccole ricerche che hanno svolto, hanno partecipato a tantissime manifestazioni in Europa importanti, e quindi eventi rock che li ha viste ospiti in diverse località. Quindi loro hanno già un percorso importante da raccontare, artistico. Io le ho, diciamo, ho fatto qualche piccola analisi, qualche reaction sui loro brani, e ci sono arrivato anche con una certa casualità, perché facendo, diciamo, reaction e analisi su artisti indonesiani, ormai da quando ho aperto questo canale, che è poco più di un anno, e quindi sono stato aiutato proprio dai tanti fan, quindi ha stimolato a fare reaction su loro, le ho scoperte, sono straordinarie. E io, diciamo, non ho seguito una logica, diciamo, partendo un po' dai loro inizi e poi seguendo quello che è stato un po' il loro percorso, ma sono andato un po' così, anche in base alle richieste che mi arrivavano sul canale. Per cui in realtà sono arrivato a fare questa, diciamo, questa reaction oggi su questo brano, che è tra i primissimi, peraltro, che loro hanno fatto diversi anni fa, appunto School Revolution, e mi è stato indicato a più riprese, e adesso sono qui a farlo. E quindi, al di là di tutto e di questa lunga, forse, prefazione, li andiamo a guardare. Come sempre voglio ringraziare quanti sostengono e partecipano attivamente al canale, quindi la nostra community, chiamiamola, si è allargata notevolmente, e di questo sono felicissimo. Sostenetela, commentate, fate quello che ritenete opportuno.
Io sono qui anche per accontentare ogni tanto le vostre richieste. E, che altro volevo aggiungere? Probabilmente magari ce lo racconteremo strada facendo. Adesso andiamoci a guardare queste fantastiche ragazze. Ancora un secondo, mando la mia, così anche per rispetto al canale, mando la mia intro, pochissimi secondi e andiamo a guardarci le ragazze. Velocissima. Quindi andiamo a guardare School Revolution. Sono fantastici, ma io non amo in genere quando faccio le mie piccole analisi, reaction, parlare, diciamo, di chi può generalmente ispira o può ispirare certi artisti, ma loro in questo caso così giovani, così potenti, insomma, i riferimenti artistici ai quali loro hanno certamente guardato con grande attenzione e ammirazione, si possono avvertire, sentire, insomma, al di là che io feci anche una loro reaction di un brano The Rage Against the Machine, ma appunto, insomma, Tom Morello è presente e è stato catturato, lo spirito è lì che alberga, è fantastico in queste ragazze.
potentissimo, loro sono fantastici. Questo è uno dei pezzi che ho ascoltato di loro che io sinceramente preferisco. È bellissimo, è molto strutturato, benissimo, hanno una potenza incredibile, anche il messaggio. Io avevo più o meno letto il testo, insomma sono veramente emule di grandi band che in qualche maniera probabilmente le ha ispirate fortemente. Penso ai System of a Down, ma ai Rage Against the Machine, ma loro hanno una personalità fortissima, hanno anche un carisma, anche una padronanza fantastica, strumentale. Sono veramente una rock band coi controfiocchi, voglio dire, al di là di ogni stupido pregiudizio. Queste ragazze sono fantastiche. Fatto delle, credo questo sia il, non so se il quinto o sesto brano che analizzo di queste fantastiche ragazze, ma questo veramente è fantastico, potentissimo, anche questa alternanza un po' reppata, poi diciamo loro molto convincenti, ma veramente una band coi controfiocchi. No, non ho molto da aggiungere, se no che sono felice. E anche voglio aggiungere anche una piccola chiosa a questa reaction. Sono felice di aver conosciuto queste giovani artiste, per anche in questi giorni che peraltro abbiamo visto insomma accadere nel mondo cose terribili contro le donne, contro forse appunto dico i pregiudizi che ci abitano tutti noi, perché nasciamo in certi posti, perché viviamo della nostra lingua, delle nostre religioni, della nostra storia, quindi il pregiudizio ci abita tutti, e più siamo avanti negli anni e più facciamo fatica a strappare vecchie convinzioni. E quindi questi giovani artisti
ogni tanto ci scuotono le nostre coscienze, a volte addormentate, a volte troppo conservatrici, e i giovani artisti servono proprio a questo, a scuotere coscienze addormentate e a volte troppo chiuse nel pregiudizio. A volte bisogna fare un grande sforzo, e quando siamo avanti con gli anni si fa più fatica. Io cerco di mantenere alta l'attenzione e la tensione. Forza, viva il rock, viva questi giovani artisti, e come dico sempre, enjoy life, enjoy music, and be happy. Ciao.